Si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi, alla Lizza del Castello di Arco, la conferenza stampa sull'incontro avvenuto in mattinata tra Comune di Arco, la Soprintendenza per i beni culturali della provincia di Trento e la famiglia nobiliare d'Arco sulla valorizzazione del castello. Ospite d'eccezione il conte Riprando d'Arco Zinnenberg, accompagnato dal cugino Ulrich. Sentiamo le importanti novità previste per la valorizzazione del maniero di Arco. I'm very happy to be here with my cousin Ulrich and Mr. Fichtel, who is the manager of our famous Bavarian brewery. Grazie di essere qui. C'è stato feeling tra le due parti dall'ultima volta e dice che è orgoglioso di essere Arco ed ha il commitment da parte della famiglia dei Conti d'Arco di andare avanti in questo progetto, di implementare questa nuova relationship, perché come disse quando è venuto, noi non siamo rientrati ad Arco, come hanno scritto i giornali, perché non siamo mai partiti. I would like just to tell you that you have our commitment and the commitment of our family that we'd like to build something with you here. Thank you very much. Dopo la messa in sicurezza, compatibilmente con la storia dei momenti corretti per piantare, seminare, eccetera, eccetera, verrà allestito il Giardino dei Semplici. E questo è un progetto che ormai trova compimento, entro l'estate inaugureremo entro l'estate del 2018. A fronte di questo, la sovrintendenza si è sempre lamentata della presenza di questo bar posticcio, che in effetti ha migliorato il suo aspetto, però rimane comunque purtroppo ancora una sede provvisoria. Ci ha proposto una realizzazione di una struttura fissa dentro questi scaloni che non sono storici, ma sono stati praticamente costruiti diciamo artificialmente durante i lavori di restauro degli anni 90, e al posto dei servizi pubblici che sono molto grandi e anche sovradimensionati, si realizzerà un bar, un punto ristoro, diciamo, che ci piacerebbe che diciamo, avesse i connotati di un bar un po' serio, diciamo, ecco, Sì, non una che è critica. una cosa posticcia. E abbiamo Tempo per trovato, questo? abbiamo, eh, lì dipende, io penso che in un paio d'anni probabilmente andremo a cominciare i lavori, non nel 2018 ma nel 2019, perché ci sarà un bando pubblico Sì. chiaramente che dovrà tenere conto di alcune cose. Con la famiglia d'Arco, i Conti, che praticamente avrebbero il piacere di rientrare in città, abbiamo discusso sull'opportunità di completare i lavori che sono stati fatti alla Renghera, che ad oggi è una torre vuota, e cercare di capire assieme alla sovrintendenza come si può fare per trasformare la Torre Renghera in un luogo dove si traccia la storia dei Conti d'Arco dall'inizio ad oggi. Questi sono, diciamo, i due step principali. A fronte di questo dovremmo anche pensare, stiamo pensando, dobbiamo elaborare un progetto che ci permetta di aumentare la fruibilità. E c'è chi parla di seggiovia, c'è chi parla di monorotaia, c'è chi parla di ascensore, sono tutte opportunità che vanno valutate molto molto attentamente. Ad oggi ci piacerebbe risolvere, almeno in maniera provvisoria, l'accesso fino al portale, che è il posto più limitante perché è molto stretto. Ci sarebbe la possibilità di salire con dei piccoli veicoli molto leggeri, con 6-7 passeggeri, che possano accedere alla Lizza, quindi che essere molto stretti. Ci sono in molte città d'Europa molti esempi. Stiamo cercando, tramite magari anche la società AMSA del comune, di capire se è possibile tracciare un percorso di questo genere. Questo permetterebbe di elevare a, secondo me, il doppio il numero di turisti, o comunque di fruitori del nostro monumento, che ad oggi ammonta a circa 100.000 all'anno. 100.000 persone arrivano nella Lizza, che è un accesso gratuito, più della metà di queste arrivano alla parte alta, dove invece l'accesso è a pagamento per i non residenti.
E secondo me, secondo noi, raddoppiare questo flusso con un investimento che va poco oltre quello di una vettura di media classe sarebbe utilissimo per tutta la comunità. Nella Torre Renghiera com'è che verrebbe sviluppato il progetto? Allora, la Torre Renghiera è molto alta e ci piacerebbe, però non so se sia possibile, che diventasse una terrazza panoramica a 360 gradi su tutta la nostra zona, perché dalla Torre Renghiera si domina tutto il Lago di Garda, molto meglio che da qui, perché qui abbiamo la massa del Monte Brione che ci offusca parte del lago. Dalla Torre Renghiera lo vedi tutto, ma dalla Torre Renghiera vedi fino anche alle Sarche, e quindi diciamo hai 360 gradi di sembra di essere sull'altissimo, per capirci adesso con le dovute proporzioni, però insomma è un punto panoramico enorme. Ci piacerebbe poter avere un punto panoramico e poi per salire a questo punto panoramico utilizzare dentro l'altezza della Renghiera, che permette 1/2 piani, livelli, fare un archivio storico che illustri al turista le fasi storiche dell'evoluzione della famiglia d'Arco. I conti sono d'accordo a ragionare in questo senso e speriamo di poterlo realizzare, perché chiaramente noi non siamo un privato, siamo un ente pubblico e abbiamo tutta una serie di paletti che sono molto, loro molto importanti. Com'è che agirebbero? Cioè vi danno loro sono disponibili a parlare di trasferimento dell'archivio storico della famiglia, che non è una notizia da poco, nel senso loro hanno un archivio storico importantissimo e sarebbero disponibili chiaramente anche a trasferirlo da noi. Logico che la Torre Renghiera non può essere la sede dell'archivio storico, dovremmo trovare un'alternativa in città, in paese, ma credo che si possa trovare. Mentre invece per quel che riguarda la torre dovrebbe essere un percorso veloce, magari anche multimediale, perché ad oggi si lavora molto col multimediale, che ci permetta di conoscere la storia dei Conti d'Arco dalla nascita della famiglia, dall'evoluzione del castello fino ai giorni nostri. Allora ci metterebbero dei soldi? Certo che sì. Ah, ok. Certo che sì. Praticamente l'investimento sarebbe diciamo anche a carico loro, e questo diciamo dipende chiaramente dal progetto che noi possiamo proporre. Logico che loro sono interessati a realizzare anche il bar, ma quella è una cosa da concorso pubblico, da bando pubblico, e quindi lì è una cosa con la quale dovremo confrontarci con chi abbia voglia. Sono nel ramo, certo, quindi certo. Potrebbero anche essere interessanti. Ma la Torre Renghiera invece potrebbe essere una cosa che dipende dai loro argomenti che solo loro hanno. Loro sono una famiglia d'Arco, certo. Loro hanno diciamo il tra virgolette marchio registrato della famiglia d'Arco. Lui è Riprando d'Arco, che è l'ultimo maschio, lui ha 6 figlie molto giovani e quindi abbiamo la possibilità, la famiglia ha aderito con entusiasmo al nostro invito, come vi dicevo prima l'ex sindaco Mattei li ha ricontattati e hanno risposto immediatamente, tant'è che nel giro di 2 mesi siamo già al secondo incontro. Tenete presente che lui abita in America e quindi diciamo per lui venire ad Arco o riceverci in Germania non è così semplice, per questioni proprio logistiche, lui è 10 mesi all'anno è là, però ha già programmato una visita reciproca, quindi non sappiamo ancora se ad Arco o in Germania, per settembre.